metaverso. Buonasera. Non so che ci faccia prima. Sono forse più di 25 anni che non mi esibisco dal vivo, nel senso, meglio così. Farò 4 pezzi, un po' come Marina Lippa di Milano, i miei primi 45 anni. Sono 4 pezzi un po' che ripercorrono le 4 fasi della mia vita. La prima è quella dell'innamoramento, la seconda è quella dell'arrapamento, la terza dell'ammaiamento, la quarta della rivoluzione. Vedete, se un po' di saggio che non sono dei cantatori seri, perché esagerare un po'. Mi scuso, bravo, grazie. Presento Sergio Bruno, il mio caro amico, il primo metallo di Berlino. Avevamo 17 anni, lui era 45, lui era metallaro, all'epoca quando fa il metallaro era... usciva di casa con questa valigia piena di, come posso dire, attrezzi praticamente, e quindi si vestiva da metallaro. Chi se lo ricorda Sergio Bruno, che invece era un po' più psichedelico, sì, un po' insieme, sempre con questa Vespa di Sergio Bruno. Stasera siamo insieme così, un po' per gioco, un po' per cazzeggio. Il primo pezzo è la fase dell'innamoramento. Francesca, una che fortunatamente non me l'ha data, voglio dire, ci ho provato, ho preso diversi pali. E che posso dire? Iniziamo così. Gli accordi? Do. Non mangiavo, non dormivo, sempre più dimagrivo, io bevevo come un cane e finivo spesso all'ospedale. Tanto tempo è passato da quando lei mi ha trombato, il suo nome è, il suo nome è. Che non me l'avrebbe mai data quella tua. Grazie. Bravo, professore! Vedo qui i miei colleghi. Il secondo pezzo racconta la storia di un uomo, cioè sembra io, che è l'arrapamento. All'epoca si portava, all'epoca mia, Rimini. Tutti dicevano che Rimini si trombava e si scopava. Sono andato per 5 anni di seguito, non ho mai scopato. La gente più assurda, bruttissima, più brutta di me, dice: cazzo, ho scopato 3-4 una giornata, io mai, almeno una in una settimana. Mio padre ha fatto una sorta di investimento, è vestito su di me, e siccome mi sentivo quasi in colpa, ogni anno alla fine ero costretto alla stazione di fare delle foto improbabili con sarte di Cerignola, mi facevo passare per francesi, cerini, cose varie.
e parrucchiere, cioè, un po' di tutto, no? Perché e quindi ho queste belle foto, questi ricordi di donne che non sono mai trombato, voglio dire, alla stazione questa foto ricorda, piacere, metti un po' la mano a far dire a papà che ha creduto in me. Ma purtroppo mi è andata male. Il pezzo si chiama Tenta. Tenta, forse anch'io quest'anno ce la farò, forse anch'io. Scopero. Non so. Allora, il pezzo come cazzo fai a fare sempre gli stessi? 1, 2, 3. Una frase di incoraggiamento. Forse quest'anno ce la farò, forse anch'io scopperò. Sono 3 anni che vado in vacanza con un mio vecchio amico di stanza, con un sogno, col sogno, quello di perdere la propria virginità. Sono 3 anni che vado in vacanza senza nessuna speranza. E allora con me, tenta, tenta, ritenta, forse quest'anno ce la farò. Io voglio sentire di più, ragazzi! Tenta, tenta, ritenta, più, forse ce la farò. Via! Tenta, tenta, ritenta, forse quest'anno ce la farò. Forse anch'io, no! E poi ho trovato una francese che parlava molto male l'inglese. Gliel'ho detto, you give me, no, tu give me. Gli ha detto, voglio che cazzo capo. Sono Carmelo e sono dei quartieri. Se vuoi sono 50.000. E allora mi sono fermato a riflettere. Ho detto, ma papà, ma ci devo fare. Posso fare una cosa con una zoppa? Ero quasi tentato. Ma alla fine non ho mai fatto un cazzo. Tenta, forse quest'anno ce la farò, forse anch'io scommetto. Via, l'ultimo la prendo. Tenta, forse quest'anno ce la farò, anch'io scommetto. Ok, terzo pezzo, lo voglio far fare. Questo terzo pezzo si chiama La Maiala. All'epoca frequentavo un locale, un dromedario, c'era una tipa che era una maiala, che ammaialava. Questo sono stato spesso tacciato di maschilismo, cose, guardate, non me ne fotte un cazzo, non so. E il pezzo fa così, un po' D'accordo, va. E dove? La vedevo sempre vicino a quel bancone,
famoso, a quello della rivoluzione, alla banca popolare non ce l'hai come allora negli anni 80 il potere precostituito, oh mio Dio, Bill Bragg e tutti mi sento impossessato, crearono la banca popolare, questa istituzione che ha esercitato il controllo sociale sulle migliori menti di questa città, delle teste di cazzo esagerate. Io veramente faccio questa, fatto questa canzone non per protestare con la banca, che i miei migliori amici che all'epoca con me usavano sostanze psichedeliche e qualcos'altro improvvisamente andavano a lavorare alla banca popolare e io mi sentii come un cane abbandonato. Tutti pensano che canzone contro il potere, ma mi hai fatto un cazzo, i miei amici che mi hanno abbandonato e penso fa super più così. No, questo è tanto grande, poi se mi sembra è una sul quarto con me, non è la lotta che il mio amico amico del Benedetto. Dopodiché liberano il palco finalmente. Un altro a testo libero. La prossima quando farò 50 anni la prossima esecuzione. Un applauso a mio Benedetto e Sergio Prudon. Bravi! Voglio salutare le mie care amiche che sono venute, Monica. Margherita, che non può di memoria. Poi voglio ringraziare il mio amico Orlando, Fabio, Rosario, Rossella, Rino, Antonello, il mio amico dottore, urologo di fiducia. Mi metto così, non di spalle perché è pericoloso, però vai a vedere un urologo di. Allora, la banca popolare, siete pronti ragazzi? Un giorno, domani ti chiameranno. Ci sono già un paio di case discografiche.
suoca alla Bacca Popolare. Non ci voglio colonnare, voglio ringraziare il mio amico Luca che mi ha dato la possibilità dopo tanti anni di esprimermi un po', di suonare, di cazzeggiare. C'è una ragazza lì che mi sta guardando schifata dall'inizio di questa. Cambiati ragazzi, la professione di avvocato va una chiavica e forse la Banca Popolare ci vorrei quasi andare. Grande, bravo! Buonasera!